Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura il bollettino sul Covid in Abruzzo, oggi 438 nuovi casi, 6 decessi, ma soprattutto i ricoverati sono 615. Un numero così alto di ospedalizzazioni non era raggiunto da metà di dicembre scorso. Vediamo il servizio. Non c'erano così tanti ricoverati per Covid da prima di Natale. I 15 ingressi delle ultime ore portano il totale degli ospedalizzati a quota 615, numero che è cresciuto di quasi 150 unità nel giro di 2 settimane. In particolare 551 pazienti, più 16 rispetto a ieri, sono ricoverati in area medica, dove il tasso di occupazione è al 37%, mentre 63 sono in terapia intensiva, dove è occupato un letto su 3 dei 189 disponibili in Abruzzo. Oggi 438 nuovi casi di Covid, 9.819 test tra molecolari e antigenici per un tasso di positività complessivo del 4,5%. Il più giovane tra i contagiati a 6 mesi, il più anziano 97 anni. Le zone più colpite ancora quelle del Pescarese e del Chietino. In queste province sono rispettivamente 161 e 147 nuovi casi, mentre numeri più bassi nel Teramano 57 e nell'Aquilano 48. Nell'area metropolitana dilaga la variante inglese, responsabile della maggior parte dei contagi. 6 decessi accertati, 3 nel Chietino e 1 nelle altre 3 province. Il bilancio delle vittime sale a 1.588. 529 guariti delle ultime ore. Attualmente in Abruzzo i positivi accertati sono 12.207, meno 97 rispetto a ieri. Si alza il tono dello scontro politico tra maggioranza e opposizione in Abruzzo sulla campagna vaccinale. La capogruppo del Movimento 5 Stelle in regione, Sara Marcozzi, attacca l'assessore alla sanità e il governo Marsilio attraverso i dati che piazzano l'Abruzzo al penultimo posto in Italia per numero di vaccini somministrati. L'Averi smentisce, parla di una lettura strumentale dei dati. Ce lo racconta Paolo Renzetti. Non c'è alcuna criticità nell'andamento della campagna vaccinale anti-Covid in Abruzzo. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Averi risponde così alle polemiche sollevate dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle in regione, Sara Marcozzi, che aveva attaccato il governo Marsilio attraverso i dati sulle vaccinazioni effettuate che, secondo la pentastellata, piazzano l'Abruzzo al penultimo posto in Italia per dosi somministrate rispetto alle dosi consegnate, davanti solo alla Calabria, ultima in classifica. A fronte di 63.130 dosi consegnate, dice in un comunicato la Marcozzi, ne sono state somministrate solo 47.654, numeri ben lontani da altre regioni dove le somministrazioni procedono a ritmo sostenuto. Sara Marcozzi aveva anche attaccato parlando di un piano di vaccinazioni completamente allo sbando e di una piattaforma di prenotazione che ha mostrato anche nella seconda manifestazione di interesse riservata al personale docente non pochi disservizi. Ad oggi, risponde l'assessorato alla sanità, in Abruzzo sono state somministrate il 78,5% delle dosi consegnate, dato in linea con quello di altre regioni italiane, con caratteristiche geografiche di composizione della popolazione molto simili alla nostra, come Liguria e Sardegna. Questa percentuale, spiega l'assessore Averi, va letta correttamente, non soffermandosi al valore assoluto, perché il quadro di riferimento non è omogeneo in tutto il paese. L'assessore inoltre ricorda come l'Abruzzo sia stata la prima regione ad attivare fin dal 18 gennaio scorso la piattaforma telematica per raccogliere le manifestazioni di interesse alla vaccinazione da parte degli over 80, disabili e soggetti fragili, vaccinazione che in questi giorni sta iniziando per gli ultra ottantenni. L'assessore rimarca anche come si è in corso di verifica rispetto alla possibilità dell'accordo con i medici di medicina generale e la vaccinazione con il siero AstraZeneca del personale delle forze di polizia, del personale in servizio nelle carceri e dei detenuti. Sono iniziati questa mattina gli screening in alcune scuole medie di Pescara. Noi siamo andati a vedere lo svolgimento al comprensivo 6 di via Scarfoglio alla scuola media Benedetto Croce.
Sono iniziati questa mattina gli screening presso alcune scuole medie di Pescara. Noi siamo al comprensivo 6, alla scuola Benedetto Croce della zona Pineta. Siamo con il dirigente scolastico. Professoressa, come stanno andando questi screening? Bene, da questa mattina alle 8:20 abbiamo iniziato sia per gli alunni della scuola media Croce che per tutto il personale scolastico, docenti e personale ATA di tutto l'istituto. E siamo partiti chiaramente con l'intento di monitorare per poter contenere, per poter dare il meglio in ogni occasione, e quindi in questa situazione il meglio è conoscere per poi evidentemente attivare le strategie utili. Avete organizzato tutto davvero a puntino, ingressi ed uscite separate per alunni, per genitori e per insegnanti? Sì, abbiamo organizzato all'interno della palestra con ingressi e uscite distinti per gli alunni e per il personale scolastico, pertanto si evita il più possibile di avere, come dire, commissioni in una situazione, in questa giornata particolare. Tra l'altro questa zona poi domani verrà, come mi diceva prima, verrà sanificata. Di nuovo sanificata, sì, perché abbiamo sotto il periodo di sospensione delle lezioni, abbiamo operato per la sanificazione di tutti i plessi e quindi anche della palestra lunedì, e domani faremo nuovamente la sanificazione. Come stanno reagendo i ragazzi? Professoressa, è un anno che diciamo si va avanti con questa pandemia, molti giorni di scuola sono stati persi, questo a livello proprio scolastico della preparazione del ragazzo cosa vuol dire? È chiaro che l'intento è quello di ripartire il prima possibile in modo, come dire, nel rispetto della situazione, e poi la didattica digitale ha insegnato anche altro, ma è chiaro che la prospettiva è quella di ritornare alla quotidianità in presenza. I bambini e i ragazzi tutti sono bravissimi, sono capaci di essere i primi recettivi veramente nei confronti del cambiamento, diciamo che sono veramente resilienti e sono coloro che danno forse l'insegnamento agli adulti. L'area metropolitana Pescara-Chieti, lo abbiamo sentito in apertura nel bollettino, è l'area più colpita dal Covid anche a causa della variante inglese che sarebbe più contagiosa. In quest'area i comuni hanno progressivamente deciso la chiusura delle scuole, questo non è accaduto a Francavilla al Mare, dove rimangono in vigore le regole per così dire ordinarie della zona rossa. Ascoltiamo l'intervista al sindaco Antonio Luciani. Tutte le scuole dell'area metropolitana sono chiuse, parliamo di Pescara, Montesilvano, Spoltore, San Giovanni Teatino, Chieti. A Francavilla scuole regolarmente aperte, sindaco, come mai questa differenza? Parliamo di una distanza geografica di pochi chilometri. E questo lo vorrei sapere pure io. Io ho interpellato l'amico sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito, con il quale mi sono confrontato e ho letto anche le dichiarazioni del sindaco di Montesilvano. Loro in sostanza hanno disposto la chiusura delle scuole sulla base di una relazione che è loro pervenuta dall'ASL e che li invita, io non ho avuto accesso a questa relazione, non la conosco, ma insomma per la loro zona li invita a prendere questo provvedimento, cosa che hanno fatto, e su questo io ho qualche dubbio di legittimità, perché ritengo che un provvedimento del genere debba essere preso tutt'al più dal governatore della regione, non dai singoli sindaci, dei singoli comuni. Ma detto questo, io ad oggi ho dati completamente diversi, quindi sto aspettando che la ASL di Chieti o la prefettura, con la quale mi vedrò fra poco, mi diano delle indicazioni precise, perché se devo restare sui dati di Francavilla, oggi ho 0 classi in quarantena e un piccolo numero di studenti che rientrano nella fascia d'età con la scuola in presenza risultati positivi al Covid, che risultano positivi al Covid, perché la maggior parte dei positivi al Covid oggi hanno un'età che non è quella scolastica, quindi sulla base di questi dati non posso far altro che lasciare le scuole aperte. Chiaramente dico ai miei cittadini che sto monitorando la situazione giorno per giorno e non appena avrò il minimo di avvisaglia su un'eventuale situazione di pericolo prenderei un provvedimento analogo per la chiusura, cioè non sono fermo come una roccia su questa decisione, però i dati oggi mi consigliano di fare questo. È
I giorni scorsi con le nostre telecamere avevamo anche seguito gli screening che sono stati fatti a Francavilla, a Palazzo Sirena. Riprenderanno, continueranno, Sindaco? Io spero di sì, mi vedrò con il direttore generale della ASL, Thomas Schell, e con il prefetto e con gli altri sindaci anche per questo motivo. Vorrò chiedere rassicurazioni sul fatto che questi test rapidi siano in grado di anche considerare la presenza della variante inglese che ormai è diffusa sul nostro territorio e quindi devo capire, cosa che non ho ancora capito, me la farò dire, me la farò spiegare, se il test rapido è in grado di individuare la positività in presenza della varianza inglese. E ora la cronaca giudiziaria. Il GUP del Tribunale dell'Aquila ha dichiarato prescritto il procedimento penale relativo all'inchiesta della Procura della Repubblica denominata Caligola, risalente al 2011, che ha visto coinvolti inizialmente 11 nomi eccellenti, tra cui politici, dirigenti regionali e imprenditori, alcuni dei quali finiti per mesi agli arresti domiciliari con l'accusa di associazione a delinquere, corruzione, soppressione di atti e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito di commesse e appalti della Regione Abruzzo. Alla sbarra anche l'ex presidente della regione Luciano D'Alfonso, ora senatore del PD, l'ex vicepresidente abruzzese del centrodestra Alfredo Castiglione, l'ex capogruppo del PD Camillo Cesarone, assolti negli anni scorsi in 3 singoli procedimenti penali. Secondo l'accusa, sostenuta nel 2011 dal PM Antonietta Picardi, dal settembre 2017 trasferita alla Procura Generale della Cassazione, che nel luglio del 2013 aveva chiesto il rinvio a giudizio, gli indagati avrebbero organizzato una presunta associazione per delinquere per condizionare l'affidamento delle commesse pubbliche in cambio di contropartite economiche sotto forma di consulenze e assunzioni clientelari. Nel 2015 il primo rinvio a giudizio, sfociato poi nel processo, nel ribaltone e nella prescrizione di quest'oggi. Andiamo avanti con la cronaca. Tragico incidente questa mattina intorno alle 6.30 lungo la Statale 16 all'altezza della Torre di Cerrano. A perdere la vita in un frontale tra due auto è stata una 24enne di origini straniere, Arianna Usenovic, e il conducente dell'altro mezzo invece ha riportato solo lievi ferite. Stefano Recanati. Una ragazza di 24 anni, Arianna Usenovic, è deceduta in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 6.30 lungo la Statale 16 nei pressi della Torre del Cerrano. Nel frontale è rimasto praticamente illeso il conducente dell'altra vettura di 34 anni, trasportato comunque in ospedale per accertamenti. Il personale del 118 ha provato a rianimare la giovane sul posto, ma gli sforzi sono stati purtroppo inutili. Sul posto gli agenti della Stradale di Teramo per i rilievi del caso. Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni il tempo necessario per consentire di mettere in sicurezza la carreggiata. I mezzi sono stati posti come da prassi sotto sequestro e per consentire tutti gli accertamenti il 34enne verrà iscritto probabilmente sul registro degli indagati come atto dovuto. La 24enne arrivava da Roseto e lavorava nello stabilimento Rolli. Secondo una prima ricostruzione la ragazza avrebbe perso il controllo della Peugeot 206 che stava guidando ed invaso la corsia opposta nella quale in quel momento procedeva il 34enne ferito. Il PM di turno Stefano Giovagnoni darà nelle prossime ore il nulla osta alla sepoltura. Cambiamo argomento, non c'è alcuna certezza sulla riapertura delle piscine Le Naiadi di Pescara. I sindacati denunciano un balletto di responsabilità e chiamano in causa la Regione Abruzzo affinché apra un confronto tra tutte le parti in causa per evitare così i contenziosi con l'attuale gestione provvisoria che mettano quindi a rischio il futuro dei lavoratori. Ascoltiamo il servizio di Jacopo Forcella. In questi giorni stiamo assistendo ad un vero e proprio balletto delle responsabilità sulla riapertura del centro sportivo Le Naiadi di Pescara. SLC, CGIL e Fiscat CISL si inseriscono nel dibattito di queste ore sul ruolo della struttura sportiva di proprietà della Regione Abruzzo e sulla rilevanza della vertenza dal punto di vista occupazionale. Sembra quasi di assistere ad intervalli regolari al triste epilogo di un film già visto, dicono ancora i sindacati, secondo i quali appare evidente a tutti la grave situazione
situazione in cui l'intero settore sportivo è costretto ad operare, ma dall'altra invece appare meno chiara la responsabilità sulla mancata riapertura delle Naiadi, quella di trovare soluzioni in grado di rispondere all'emergenza e dare prospettive al centro sportivo e ai suoi lavoratori. I rappresentanti dei lavoratori ricordano gli impegni che la Regione Abruzzo ha assunto nei confronti di tutte le parti in causa dopo quasi 2 anni dal bando pubblico che ha assegnato la gestione provvisoria della struttura, che però non ha cambiato nulla. Secondo CISL e CGL, la Regione Abruzzo, proprietaria dell'impianto, rimane il principale attore a cui affidare la responsabilità di garantire la funzione sociale dell'impianto. Alla luce di queste considerazioni, si legge nella nota dei sindacati, stiamo chiedendo da tempo all'istituzione regionale un tavolo di confronto per comprendere e partecipare alle scelte indispensabili da prendere, anche in vista dell'imminente scadenza dell'affidamento temporaneo previsto per il prossimo mese di luglio 2021, nell'intento di garantire un futuro all'impianto sportivo e di assicurare una prospettiva a quanti operano e lavorano al suo interno. Non si può immaginare di sostenere il ruolo pubblico di una struttura senza affrontare i relativi problemi economici ed occupazionali, concludono i sindacalisti, che in riferimento alla sostenibilità economica dell'impianto denunciano eventuali inadempienze da parte di alcune associazioni sportive dell'ATI, ma altresì rimarcano la necessità di evitare un contenzioso tra l'attuale gestione e la Regione Abruzzo, che rischierebbe di pregiudicare ulteriormente la situazione, con conseguenze gravissime sul piano occupazionale, sociale ed economico. L'associazione Federica e Serena, nata in ricordo delle 2 giovani studentesse teramane morte sotto le macerie del terremoto del 2009, ha donato attrezzature mediche al reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Mazzini. Si tratta di un manichino simulatore del parto acquistato con i proventi del concerto di Neri Marco Re, organizzato proprio dall'associazione lo scorso settembre al Parco Fluviale di Teramo. Tania Bonici Castelli. Si è conclusa con il dono di attrezzature mediche al reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Mazzini di Teramo la 10ª edizione di Note su ali di farfalla. Un'iniziativa musicale e sociale portata avanti in questi anni dall'associazione Federica e Serena in ricordo delle 2 giovanissime studentesse teramane morte sotto le macerie del terremoto del 2009. Il concerto di questa ultima edizione ha avuto un grandissimo successo. Si è svolto a settembre 2020 al Parco Fluviale di Teramo con Neri Marco Re, che ha cantato le più belle canzoni italiane d'autore. Con i proventi dello spettacolo, l'associazione ha acquistato e oggi consegnato un manichino simulatore del parto. Per noi questo ha anche un valore simbolico, no? Vorrebbe significare quella che per tutti speriamo sia una nuova rinascita. Noi ci siamo impegnati tanto, soprattutto quest'anno, devo dire, in un contesto che sappiamo tutti appunto qual è stato, quella della pandemia, per organizzarci e per realizzare un evento come quello appunto di Note su ali di farfalla, tra l'altro ospitando un artista così grande, no? Come Neri Marco Re a Teramo. Lo abbiamo fatto, ci abbiamo messo veramente tutte le nostre forze e ci siamo riusciti, perché poi ricordo che già a pochi giorni dall'inizio della prevendita c'era il sold out, quindi anche la partecipazione del pubblico a Teramo è stata grandiosa e di questo non finiremo mai di ringraziare tutti. Il simulatore di parto donato dall'associazione Federica e Serena al reparto di ostetricia e ginecologia del Mazzini di Teramo è stata l'occasione per il primario del reparto Anna Marcozzi ad una riflessione sul calo drammatico delle nascite, ma anche alla speranza che si torni a nascere. Su Teramo diciamo il calo è relativo, siamo arrivati come anche l'anno scorso e 2 anni fa intorno ai 1.500-1.600 nati tra Teramo e Sant'Omero, ma è il trend nazionale che è particolarmente preoccupante, e questo non ce lo dicono, non ce lo diciamo soltanto noi in ospedale, ce lo dicono le statistiche a livello nazionale. Preoccupante perché è un paese che non ha nascite e che poi ha avuto tanti morti in pandemia, ha proprio un'inversione di tendenza e quindi è davvero drammatico. E questo manichino come potrà aiutare? Il manichino di per sé non aiuta il numero delle nascite, migliora l'expertise medica, l'expertise ostetrica e quindi l'assistenza al parto. Parte o abbiamo contribuito, diciamo, ad acquistare i proventi della serata. Vi saluto anche a nome di Domenico Mario Renzi.
E ora lo sport, il calcio di Serie B. Cristian Galano è pronto al ritorno nell'undici titolare del Pescara. Il neotecnico Grassadonia vuole schierarlo in attacco al fianco di Odgaard in occasione dell'anticipo di venerdì a Frosinone. In forte dubbio la presenza di Seter e Sorensen, sta meglio Maestro, destinato alla panchina. Il servizio. Per il suo debutto sulla panchina del Pescara, Gianluca Grassadonia rischia di perdere Seter e Sorensen. I due giocatori non sono affatto in condizione, come hanno dimostrato le rispettive prove fornite contro il Venezia, ed è in forte dubbio la loro presenza venerdì sera allo Stirpe di Frosinone. Saranno assenti certi Memusciai, Giannetti e lo squalificato Balzano. Le buone notizie invece arrivano da Cristian Galano e Mirko Drudi, che stanno sempre meglio. Per Galano è praticamente certa la maglia da titolare nel 3-5-2 che Grassadonia varerà dopodomani. Galano giocherà a ridosso di Odgaard, con la speranza che il Robben delle Puglie sia in grado di dialogare col centravanti danese e farlo sentire meno solo, e con l'auspicio che possa tornare al gol in un attacco che ha disperato bisogno di produzione offensiva. Quello del Pescara è il peggior attacco della B, ha segnato appena 4 reti nelle ultime 9 partite e in 6 di queste è rimasto a secco. Drudi avanza la sua candidatura per un posto nel trio di difesa, è in ballottaggio con Gut e sembra in vantaggio. A completare il trio ci saranno Bocchetti e Scognamiglio. Con Bellanova sicuro a destra e il testa a testa Masciangelo Zita a sinistra, Grassadonia cerca il giusto incastro nella mediana. Sembrano in ribasso le quotazioni di Macin, mentre Busellato avrà sicuramente una maglia. Potrebbe spodestare Valdifiori e giocare in regia con Tabanelli e Dessena ai fianchi. Recuperato Maestro, che sarà convocato ma partirà dalla panchina al pari di Rigoni. Gara fondamentale anche per il Frosinone, che, reduce dalla vittoria di Chiavari, vuole rientrare in zona playoff e per farlo deve cambiare marcia in casa, dove non vince da oltre 70 giorni, 2-1 al Chievo a inizio dicembre. Il tecnico Nesta recupera Brighenti in difesa, punterà sugli ex Zampano e Castanos e in attacco si affiderà a Iemmello, giustiziere dell'Entella e più volte sogno di mercato del Pescara, anche nella recente sessione di gennaio. Serie C, sconfitta disarmante quella del Teramo quest'oggi, che ha ceduto di schianto al cospetto del Potenza. Biancorossi avanti in apertura con Bombaggi, ma la doppietta di Romero e il gol splendido di Ricci condannano l'undici di Paci al secondo stop consecutivo in pochi giorni. Il Potenza apre ufficialmente la crisi del Teramo, una squadra che non gioca più, non vince più e adesso nemmeno più pareggia, perde e basta. Anche coi lucani va in scena un vero e proprio suicidio calcistico e la vittoria, Bari a parte, rimane un miraggio. Paci sceglie a sorpresa Di Matteo a sinistra, mentre Birligea, come nelle previsioni, va a fare il terminale offensivo di un 4-2-3-1 con Kappa, Bombaggi e Ilaria alle sue spalle, mentre la coppia Romero-Mazzeo con Ricci dietro è quella per l'esordio in rosso-blu di Fabio Gallo. Primo tempo decisamente negativo per la formazione di casa e dire che bastano 6 minuti al diavolo per sbloccare il match. La ripartenza di casa è fulminante, almeno quanto il diagonale di Bombaggi, che passa sotto le braccia di Marcone per la quinta rete stagionale del numero 10, bravo a rimediare ad un primo errore in fase di appoggio di un compagno di squadra. La gara di Birligea dura solamente 8 minuti, il centravanti si fa male, al suo posto entra Pinsauti, nemmeno il tempo di assimilare il cambio forzato che il Potenza impatta. Al decimo, geniale il velo di Ricci al limite dell'area che smarca Romero al suo interno, bruciato Costa Ferreira e diagonale in fondo al sacco. 1-1 e gara che a livello di inerzia è totalmente ribaltata. I rossoblù prendono il comando delle operazioni a centrocampo, al Teramo servirebbero spunti come quello di Kappa all'undicesimo respinto da Marcone o come la staffilata minuto 22 di Santoro, che chiama ancora la risposta all'estremo difensore Potentino. L'undici di Gallo sembra però interpretare meglio i primi 45 di gioco e al 32esimo mette la freccia. Panico pennella da sinistra, Romero di testa batte ancora Lewandowski per l'1-2, doppietta per l'ex Feralpi Salò e Piacenza, davvero difficile da controllare per la rabberciata retroguardia biancorossa. Ricci al 33esimo prova il tris dalla distanza, Lewandowski c'è, al 38esimo proprio il portiere polacco smanaccia male il traversone di Koch e libera la battuta a Sandri, chiuso dal numero 1 biancorosso meglio nella seconda circostanza. Al 43esimo il Potenza è davvero a un passo dal 3-1, Mazzeo pennella da piazzato, Gigli si ritrova solo a colpire di testa
testa sotto misura, ma angola male la traiettoria graziando un diavolo che ha prima dell'intervallo solamente una chance con il destro telefonato di K. Ripresa che si apre con la percussione sul lato sinistro di Santoro, la respinta di Marcone prima del fallo in attacco di Pinzauti che anticipa il problema fisico per Di Matteo che lascia il posto a Tentardini, mentre Chiere Matenga rileva uno spento Ilari. Proprio l'ex Novara al 66esimo ha sul destro la palla del pareggio ma la spreca malamente calciando alto sopra la traversa. Il Teramo ci prova ma il Potenza non soffre, Pinzauti al 70esimo gira centralmente il colpo di testa mentre il destro di Costa Ferreira a 3 minuti più tardi vede i polpastrelli di Marcone a dirgli di no. A un quarto d'ora dal triplice fischio finale però il Potenza chiude la pratica, ripartenza veloce con Ricci che dribbla Diakité, Lewandowski si supera sul diagonale del trequartista e concede un corner su cui si esalta proprio Ricci che pareggia la rovesciata dell'andata di Pinzauti con una volée di rara bellezza dall'interno dell'area di rigore con la retroguardia di casa totalmente ferma e la rete che fa calare i titoli di coda su un match disastroso per un Teramo ormai in caduta libera. 11 punti nelle ultime 14 gare sono una miseria, così anche i playoff sono a rischio e dire che un girone fa qualcuno aveva anche pensato di potersi giocare il campionato. Oggi potevamo far di più, punto. Ci metto un punto perché non è inutile trovare le giustificazioni della difesa, che avevamo una difesa totalmente diversa, è inutile trovare la giustificazione dei ragazzi giovani in campo, potevamo far di più. No, il Teramo non è in crisi, il Teramo oggi ha perso e ha perso anche meritatamente. Abbiamo incontrato un avversario secondo me valido, forte e noi non siamo riusciti a tenergli testa. Potevamo far di più, avevamo, ripeto, non mi va, non sono uno che trova giustificazioni perché nonostante tanti giovani in campo, forse 5 dall'inizio, e nonostante una difesa totalmente nuova, perché oggi si aveva la percezione che in qualsiasi occasione ci potevano far gol, ma penso che sia normale con una difesa di 3 giocatori diversi su 4, nonostante questo noi potevamo far di più. È un momento difficile per me come allenatore, è il primo momento difficile che vivo nella mia carriera e quindi credo che bisogna mantenere la calma. Poi come hai detto tu, abbiamo avuto un infortunio, quello di Birligea, che purtroppo ha cambiato un po' i piani, abbiamo avuto delle squalifiche oggi importanti e per questo dico che bisogna mantenere la calma, non bisogna generalizzare per una partita sbagliata. E capita, può capitare anche alle grandi squadre, ne veniamo fuori, lo ripeto, col lavoro, non conosco altre armi, il lavoro ci ha portato fino a qua, lo spirito di squadra ci ha portato fino a qua e credo che il lavoro ci farà aggiustare le cose, non ho altri strumenti, non sono gli strumenti comunicativi che funzionano, è il lavoro in campo e in questo momento mantenere equilibrio. Quando le cose andavano alla stragrande chiedevo di mantenere equilibrio, nello stesso momento oggi, in un momento difficile, chiedo equilibrio, lo chiedo alla squadra, lo chiedo all'ambiente, io ho equilibrio perché so che la squadra di oggi potenzialmente avrebbe sofferto, so che la squadra di oggi con quella difesa inevitabilmente sarebbe andata in sofferenza, non mi aspettavo di più sì, ma sapevo delle difficoltà di questa partita. Per questo ho grande equilibrio. Non mi aspettavo che con tanti giovani e con una difesa così potevamo fare chissà che. Mi aspettavo un po' meglio, sì. Mi aspettavo di non perdere. Però ho equilibrio perché è una partita singola in cui ci sono stati tutti questi fattori determinanti. Lo so che voi generalizzate molto questa sconfitta con questo periodo, però io non cado in questo gioco. Io analizzo la partita di oggi, che potevamo far di più, avevamo tante attenuanti, non voglio trovare scuse perché anche con la squadra che avevamo in campo noi potevamo far di più, quella è la verità. E poi si va avanti a pensare alla prossima partita. La squadra secondo me fisicamente non sta male, la squadra secondo me sta pressando, la squadra oggi non ha retto difensivamente perché abbiamo subito 3 gol e poi è normale che perdi la partita. Non condivido il fatto che la squadra sta male, ma è una mia idea, perché comunque vedo le partite, è una mia idea, quindi rispetto alla vostra opinione penso che trovare la vittoria sia la chiave di volta per noi e non è facile,
perché comunque vediamo che le partite sono tutte in equilibrio, non dobbiamo trovare giustificazioni, dobbiamo essere noi ad aggiustare le cose, tutto qua. Serie D, successo netto del Notaresco nel recupero di ieri contro il Porto Sant'Elpidio, coi rossoblù che salgono a 32 punti. Il tecnico Massimo Epifani è soddisfatto di quanto fatto dai suoi nella prima parte del campionato, al netto dei recuperi ancora da disputare. Ascoltiamolo. Mister, una vittoria era quello che si chiedeva a questo incontro contro il Porto Sant'Elpidio. È arrivato il primo gol di Palumbo, tante le note positive, il recupero di Marchionni e di altri giocatori importanti. Sì, siamo felici di tutto questo. Era una partita scontata per molti, non per me, perché poi gli ultimi risultati del Porto Sant'Elpidio facevano pensare a questo. Siamo stati bravi a giocare anche bene tecnicamente con una squadra che si difendeva tutti al limite dell'area. Prima di fare il gol abbiamo avuto delle grandi occasioni, e poi siamo stati bravi a fare il primo gol, il secondo, sono contento perché poi abbiamo con il risultato in tasca abbiamo potuto fare dei ragionamenti diversi anche per, in funzione di domenica, abbiamo fatto dei cambi anche di minutaggi importanti. Tre punti che permettono di chiudere il girone d'andata da recuperare la gara contro il Tolentino a quota 32. E siamo contenti perché quest'anno è un campionato anomalo, con tanti infrasettimanali, con tante problematiche, giocare partita dopo partita una dietro l'altra, e quindi siamo contenti del bottino che abbiamo raggiunto. Dobbiamo fare ancora una partita in questo girone andata, e di questo l'andamento della squadra sono strafelice. Adesso si ripartirà al girone di ritorno, sarà tutto un altro campionato. E dobbiamo rimanere più concentrati possibili perché sarà un campionato difficile fino alla fine. Una sola nota negativa, l'ammonizione di Bianciardi che salterà la gara da ex colpinetto. Di questo mi dispiace, perché mi dispiace principalmente per il ragazzo, perché ci teneva tanto. Io credo che il fallo d'ammonizione non era fallo, perché gli avevo raccomandato anche di non fare fallo. Però il calcio è questo, abbiamo alternative, sicuramente chi giocherà al posto di Bianciardi farà la sua partita, farà la grande partita, quindi la prepareremo in questi giorni con grande abnegazione, con grande voglia di fare bene, perché sarà una partita bella e importante. Termina qui questa edizione del TG6, prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21.30 con Pallavolè, prima puntata di questa nuova trasmissione dedicata al mondo del volley condotta da Sergio Zappalorto, e noi invece ci vediamo alle 23 con l'edizione della notte. Grazie e una buona serata.